Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata del Medico e il Cittadino. Come sempre siamo in diretta, quindi telefonando allo 0376 24 246320 potrete parlare direttamente con gli esperti che abbiamo in studio. Quella di stasera è l'ultima puntata della stagione, visto che stiamo entrando nell'estate abbiamo deciso di dedicarla alla dieta e alla bronzatura, quindi per prepararsi alla fatidica prova costume. Per capire di più che cosa possiamo fare, quali sono i consigli e gli errori da evitare, abbiamo invitato il professor Piappone. Paolo Vescovi, buonasera. direttore del Dipartimento di Medicina del Carlo Poma, buonasera. La dottoressa Elisabetta Bacchi, specialista buonasera. in Scienze Motorie dell'Asl di Mantova. Il dottor Andrea Zanca, primario di Dermatologia del Carlo Poma, buonasera. E la dottoressa Susanna Lombardi, Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Asl. Buonasera. buonasera e benvenuti. Prima di iniziare a parlare con voi, guardiamo il servizio che abbiamo realizzato a Mantova. Abbiamo chiesto un po' ai mantovani che cosa stanno facendo per prepararsi alla prova costume. Guardiamo e poi lo commentiamo insieme. L'estate è alle porte, andiamo a sentire i mantovani come si stanno preparando alla prova costume. Bene, sono in forma adesso. Segue delle diete? No, 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 perché io anche, neanche sport, non faccio neanche sport, quindi cioè, pare che non mi frega niente, anche se avessi un, qualche chiletto in più, mi cioè, ho contento. È già iniziato da qualche mese, sinceramente cerco di, di fare qualcosa ma non è sempre così facile. Diciamo che la camminata è una delle cose che comunque riesco anche a mantenere. Poi per il resto a livello di diete così direi che non sto facendo nulla. Praticamente non sto facendo nulla, se non andando qualche volta in piscina, ma non credo che serva a risolvere la situazione, per cui andrà così com'è, e amen, insomma. Ma hai seguito delle diete? No, assolutamente. Anzi, mangio normale, se non più del solito. In questo momento non sto facendo nulla. Mm, non ci sto ancora pensando alle vacanze sinceramente perché sono un po' impegnata nel lavoro, per cui ci penserò al mese prossimo, poi ci penso tutto l'anno, sinceramente non arrivo alla fine. Tenetemi un po' in forma, cercando di aggiustare un po' l'alimentazione. La dieta è un appuntamento che sembra essere d'obbligo in questo periodo. L'arrivo dell'estate porta sempre una certa preoccupazione, soprattutto per le donne che vogliono rimettersi in forma per la prova costume. Ma questo non sembra interessare agli intervistati, anche se alcuni di loro, con piccoli sforzi, cercano in qualche modo di prendersi cura di loro stessi, indipendentemente dalla prova costume estiva. Come si sta preparando la prova costume? Sinceramente a me non interessa per niente. Sto cercando di mettermi a dieta ma ogni giorno è rimandato quindi vabbè no comunque insomma, fai attività fisica? Sì abbastanza direi, quasi tutti i giorni quindi insomma mi aiuta. Lo sto preparando nel senso che normalmente che siamo in estate, il caldo porta comunque a mangiare in san, cioè modo sano quindi... Preparando, se uno è già preparato bene, se no si fa un po' di attività fisica e appunto è basta. Non mi sto preparando, cerco di farlo in modo continuativo tutto l'anno, con scarsi risultati però, <ride> vedremo. Essendo che faccio tirocinio all'ospedale cammino tanto su e giù per i corridoi, <ride> speriamo vada bene, riesca. Poi dai mangio un po' leggero, le insalate, bevo tanta acqua. Così. <ride> Professor Vescovi, sì. che cosa possiamo dire? Montomani no. sembra non Sono... interessargli particolarmente il discorso. Beh, no, credo che siano saggi, perché hanno detto due cose interessanti. Innanzitutto prendersi cura. E il prendersi cura va fatto tutto l'anno, eh, non solo per l'aspetto estetico, ma proprio per la salute. E seconda cosa che non si deve eh, pensare all'alimentazione solamente d'estate. L'alimentazione è uno stile di vita che deve essere eh, così seguito e curato per tutto l'anno. Quindi complimenti ai Mantovani, Parlavano di... <ride> Anche se devo dire una cosa, che poi sì. il problema vero è che il 33% della nostra popolazione è sovrappeso. Quindi eh, un invito a pensarci, esatto. eh, dovevamo un poi farlo. Questo. Parlavano di fare camminate, quindi questo va bene, insomma, sì. comunque. E poi c'è stata una signora che diceva: già l'estate porta a mangiare in modo sano. Sì, Ma, innanzitutto, d'estate l'organismo ha bisogno di meno calorie perché eh, brucia meno, ha bisogno di meno calorie per produrre eh, energia. E quindi già durante l'estate c'è un abbassamento fisiologico della necessità di alimenti che producono appunto calorie. Ed estate se si deve davvero fare un cambiamento significativo è quello dell'introduzione di liquidi. Teniamo conto che l'organismo è fatto per la maggior parte, il 75% dell'adulto, di acqua, quindi la cosa fondamentale soprattutto nei bambini e negli anziani è invitarli a bere acqua e laddove non c'è una cardiopatia, dove non c'è un'afropatia o altre malattie d'organo significative è importante che le persone bevano ancora prima di avere sete. Ecco, perché i grossi problemi che vediamo in reparto classicamente durante la stagione estiva è il ricovero della persona soprattutto anziana disidratata. Certo. Allora l'invito è di introdurre acqua. Eh, e anche altri oligoelementi che sono contenuti, qualcuno l'ha detto nel servizio, nella frutta e nella verdura. Quindi in teoria d'estate vanno ridotti i grassi saturi e vanno eh, aumentate le calorie sotto forma di frutta e di eh, verdura. Ecco, lì hanno detto la maggior parte. Io non, non ci sto attento. Comunque, non è che faccio dei grossi cambiamenti. Eh. Se dovessimo dare dei consigli, perché poi effettivamente in questo periodo si vedono tantissime diete sui giornali sì. dappertutto che propongono risultati miracolosi. Se dovessimo dare un consiglio ai telespettatori, magari che vogliono dimagrire qualche chilo per sì. insomma. Anche se appunto si bisogna avere cura di se stessi tutto l'anno, però sì. che cosa possono fare? No, questa è una cosa importantissima, grazie di questa domanda, perché effettivamente eh, noi che studiamo queste problematiche, leggiamo delle cose veramente assurde. La dieta miracolosa, diciamolo chiaramente, non esiste. Eh, uno perde peso solamente se riduce la quota calorica che deve essere proporzionata però in carboidrati, in proteine e lipidi l'invito è di usare lipidi polinsaturi, cioè quelli dall'olio di oliva per fare esempio, e fare attività fisica. Quindi la cosa migliore è ridurre la quota calorica e aumentare l'attività fisica. Io dico almeno 45 minuti al giorno di camminata. So che ci si può accontentare anche di meno. <ride> Dopo però affronteremo questo tema. <ride> l'invito forte, soprattutto per prevenire le malattie cardiovascolari, e ne abbiamo parlato anche in questi giorni nella città di Mantova, esatto. l'ideale è camminare. Non so, per esempio eh, il camminare è molto significativo anche sulla prevenzione non solo delle malattie cardiovascolari, ma anche sull'osteoporosi, ne abbiamo già parlato anche altre volte in questa certo. sede. Quindi non inventarci delle cose stranissime, ma fare delle cose che si possono fare tutti i giorni e tutto l'anno. È fondamentale cambiare lo stile di vita, non esiste la dieta miracolosa che ti fa perdere 5 kg in un mese perché il mese successivo ne recuperi 10, allora è meglio perdere 2 kg al mese cambiando stile di vita e poi mantenerli. Certo, adesso sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato alla dottoressa Maria Chiara Bassi, biologo e nutrizionista dell'ASL, con lei parliamo proprio di queste diete lampo e anche di questi farmaci miracolosi che promettono di dimagrire. La tanto temuta prova costume, tantissime persone cercano di dimagrire proprio gli ultimi mesi per arrivare in forma a questo momento, è vero? È una cosa che riscontra anche lei? Allora questo è verissimo, c'è tanta gente che domanda proprio di dimagrire da marzo-aprile per arrivare diciamo a, a un'estate con, eh, per la prova bikini, assolutamente più magri, questo è eh, assolutamente... Eh, si riscontra ogni anno ma è eh, di fatto molto pericoloso perché eh, dimagrire in tempi così rapidi porta in generale eh, a una perdita di massa muscolare, perdita di liquidi che eh, tanto alla svelta si perdono quanto tanto alla svelta poi si recuperano e si entra in questo ciclo che si chiama appunto yo-yo che si dimagrisce, si perde peso e si perde sempre di più massa magra. E poi si arriva a un certo punto in cui è difficilissimo perdere peso proprio perché non si ha più, diciamo, i cavalli per la macchina per bruciare energia e si è persa la massa muscolare. E in questo periodo si assiste anche a altri due fenomeni che ritengo eh, pericolosi per la salute: il primo è un ricorrere a eh, integratori piuttosto che. Eh, che possano ridurre il senso di sazietà o ridurre l'assorbimento di determinati nutrienti, tra cui i grassi, oppure a un, un eccesso di proposte più strampalate di diete che appaiono anche su rotocalchi che propongono miracoli e in realtà danneggiano veramente la salute. La cosa eh, più giusta da fare è pensare a un programma sicuramente di mh, perdita dell'eccesso ponderale, rivolgendosi a specialisti che prevedano un percorso dietetico o un piano nutrizionale che non sia una dieta intesa come tale, ma un percorso proprio per la salute e per migliorare eh, la dieta di tutti i giorni, che sia una volta per sempre e una perdita di peso che sia programmata nell'arco di un anno. Eh, con mantenimento eh, associato sempre comunque all'attività fisica. Quindi non si può assolutamente dimagrire in due o tre mesi, ma bisogna fare un percorso completo, quindi non si può sperare di. Assolutamente. Mi metto a dieta all'ultimo momento perché no. No, si perdono solo liquidi e massa magra. Ecco, professor Vescovi, ha accennato una cosa: i sì. famosi farmaci, ecco, quelli allora. che spuntano dappertutto e promettono anche lì cose miracolose. No, allora. Esistono dei farmaci che però vanno utilizzati su prescrizione del medico specialista. È chiaro che ogni paziente è diverso da un altro, ogni persona è diversa da un'altra. C'è chi è in sovrappeso e ha il colesterolo elevato, eh, c'è chi è in sovrappeso che ha la glicemia A. Ah, voglio dire, eh, i farmaci vanno utilizzati solo sotto prescrizione medica e diffidare delle persone. Che si inventano tra virgolette stregoni e che somministrano farmaci. Il più delle volte, cosa sa cosa sono? Sono o anfetamine o diuretici. Allora, giustamente come è stato detto prima, la persona dimagrisse, perde acqua e perde massa muscolare, poi la riacquista immediatamente, ma con dei danni. Noi certo. poi nei nostri centri eh, specialistici, tra virgolette, vediamo i danni, eh, vediamo l'insufficienza renale acuta da eh, diete improprie ricchissime di proteine o d'altro. Quindi effettivamente il farmaco se va utilizzato, va utilizzato sotto prescrizione, mi permetta di dirlo, però dello specialista o diabetologo, internista o nutrizionista. Certo, qui tutto quello che si trova no, nell'erboristeria o no. nelle farmacie fai da te, assolutamente Difidate no. Difidate di questo. Perché ci sono poi dei gravi danni sulla salute in generale. Certo, perché magari dicono non sono farmaci, quindi non fanno niente. In realtà, no. Eh no ma anche creare... le erbe eh certo. sono farmaci perché molti dei nostri farmaci vengono utilizzati eh. vengono presi dalle erbe quindi non è assolutamente vero dire è naturale perché è preso dal mondo, moltissime cose cosiddette naturali fanno bene ma hanno delle indicazioni precise e anche degli effetti collaterali significativi certo, dottoressa Bacchi abbiamo accennato un attimino prima con il professor Vescovi sull'attività motoria, quindi le camminate, che cosa si può fare innanzitutto penso che anche per il discorso attività fisica sia importante un percorso di tutto l'anno, non soltanto certo, degli ultimi tre assolutamente. mesi Assolutamente. alla corsa assolutamente. al riparo, l'impegno sicuramente Deve essere su tre fronti direi. Eh, aumentare quindi lo stile di vita attivo quotidiano, impegnarsi con un esercizio fisico programmato, strutturato e ripetitivo nel, nel tempo e cercare di limitare quelle che sono le attività eh, sedentarie. Ci può aiutare una diapositiva che ho eh, predisposto dove possiamo vedere alla base quelle che possono essere le attività eh, fisiche che possono rendere appunto la nostra quotidianità più eh, fisicamente attive, quindi cercare di fare le scale, eh, andare al lavoro fa, eh, utilizzando la bicicletta, o andare a piedi, andare a fare la spesa per l'appunto eh, a piedi o in bicicletta, mentre vediamo appunto eh, sulla piramide eh, le attività che, dobbiamo cercare di limitare, quindi cercare di stare il meno tempo seduti per tempi molto prolungati eh, o fare appunto delle attività che possono essere statiche, mentre al centro della piramide ci sono quelle che sono più eh, attività chiamate esercizio fisico, quindi eh, 3-5 volte alla settimana attività aerobiche, all'interno del quale c'è la famosa eh, camminata o una camminata o andare in bicicletta, nuotare oppure anche eh, attività ricreative come andare in palestra piuttosto che eh, presso associazioni sportive. E poi due o tre volte alla settimana ehm, attività che possono anche eh, migliorare la forza muscolare e la mobilità articolare. La interrompo un attimo perché abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Allora, vorrei fare una domanda ai medici lì in studio. Sì, Io prego. Sono un pochino sovrappeso, diciamo sui 6-7 kg. Mi è stata proposta una dieta zona divisa a blocchi di carboidrati e proteine. E volevo sapere cosa ne pensavano, mi ha detto che dovrei dimagrire mezzo chilo a settimana. Signora scusi, può ripetere la domanda che si sentiva poco in studio? Allora, volevo chiedere, io sono sovrappeso di 6-7 kg. Sì. Mi è stata proposta una dieta zona divisa a blocchi di carboidrati e proteine. Sì. Dicendo che eh, potrei dimagrire mezzo chilo a settimana per essere una cosa graduale diciamo. Volevo sapere il parere dei medici lì. Allora può dire meglio, blocchi eh, giornalieri o settimanali? Ah, è eh. Allora ehm, proviamo a rispondere sì. indirettamente. Eh, è opportuno, eh, come abbiamo detto prima, introdurre carboidrati, lipidi. E proteine, cioè dire carne, uh -huh. proteine o pesce, carboidrati, pane e pasta e, e lipidi olio di oliva. E, si può benissimo mangiare i carboidrati a pranzo e le proteine alla sera e uh -huh. fare una buona colazione. È sconsigliato invece fare una settimana di carboidrati, poi una settimana di proteine e una settimana okay. di lipidi. Quindi la signora. Può benissimo dividere giornalmente le quote caloriche, però non di più, non allungare... Eh, Quindi all'interno della giornata. Esatto. Abbiamo un'altra telefonata... Sì, Scusi. No, 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 prego, no. prego, no, continui pure. L'altro consiglio utilissimo è quello di dire di fare una bo sempre una buona colazione. Fondamentale è fondamentale mangiare in abbondanza, in abbondanza, distribuendo le calorie, <ride> però è una quota significativa, il 20-30% al mattino. Invece colazione. solitamente si fa il contrario: si è visto che chi mangia al mattino, a parità di calorie, eh, mh, ingrassa meno, cioè ah. si, si mette addosso meno, meno grassi, grassi, meno tessuti in abbondanza rispetto a chi non fa colazione. Quindi un consiglio è quello di assolutamente esatto, fare, fare colazione. colazione. Abbiamo un'altra telefonata? Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Volevo sapere, siccome che si è parlato anche di abbronzature, volevo sapere, sì, siccome è... che mia moglie è sempre stata diciamo amante dell'abolzatura e del passava ore al sole, da qualche anno gli hanno diagnosticato la sclerosi multipla, ci sono qualche controindicazione oppure può comunque proseguire? diciamo in maniera consapevole di prendere il sole. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera. Dottor Zanca, il telespettatore ha anticipato l'argomento di tra pochissimo. Non, non ci sono controindicazioni particolari segnalate per cui se il sole viene preso con criterio, a meno che non prenda dei farmaci, non vengano somministrati dei farmaci, visto che si tratta di una malattia impegnativa. Possono esserci dei farmaci fototossici o fotoallergizzanti, ma questo, questo è un alla signora far... sicuramente è stato spiegato. È un problema cui... quindi di farmaco e non di, di malattia, possiamo esatto. dire, cioè non ci sono controindicazioni certo. per la malattia. Dottoressa Bacchi, tornerei a lei per qualche consiglio dal punto di vista attività fisica. Cosa possiamo consigliare i telespettatori? Ma io direi principalmente che la cosa che va evitata è restare sedentari. Eh, quindi direi bene a chi inizia adesso a svolgere nel periodo primavera estate un'attività a patto che venga poi pro prosegui proseguita per eh, tutto il tempo eh, dell'anno. Eh, ci sono tantissime tipologie di attività. Ehm, Innovative anche eh, per poter iniziare a fare attività fisica. Noi anche nel territorio mantovano eh, ci sono associazioni sportive, polisportive, circoli, parchi, eh, ciclabili, addirittura la ciclabile che è intorno al lago di Mantova conta più di 15 chilometri. Noi come ASL abbiamo un progetto ormai da quasi 5 anni che è il progetto dei gruppi di cammino eh, dove contiamo sul territorio provinciale all'incirca 40 gruppi, uh -huh. quindi sono 40 gruppi di persone che si trovano a camminare in gruppo e che quindi eh, con l'intento di prevenzione anche primaria, eh, ma anche terziaria, in alcuni casi eh, cercano di godere dei benefici del, dell'attività fisica, fisici, psichici, ma anche sociali. Tra l'altro, stiamo facendo anche il cioè, gruppo di, eh, di cammino sì, per esatto, i pazienti diabetici. Sì, addirittura addirittura il gruppo di cammino per i pazienti diabetici, che è capitanato ma dal da dottor Fazion. Sono i medici della diabetologia responsabile. Esatto, e sono, quello è in viale Piave, con l'esattezza in, in città quindi comunque anche nel caso dell'attività fisica quando c'è il boom di iscrizioni magari in palestra di persone che cerca di fare i salti mortali anche in questo caso qua non, non è la strategia giusta diciamo che comunque è una cosa che deve essere graduale anche nel caso Sì, eh, soprattutto mh, quello che va cercato di evitare sono eh, gli estremismi mm. eh, le attività proprio all'impazzata la corsa all'attività esatto. come, come la per dieta drastica di... Esatto, quello che invece eh, bisogna cercare di ottimizzare è una corretta programmazione incrementale dell'attività fisica sia per quanto riguarda la durata che per quanto riguarda eh, l'intensità. Con al, durante eh, l'esercizio fisico ci deve certo. essere un'ottimizzazione della parte del riscaldamento e della parte del defaticamento, quello sicuramente non va mai eh, a mancare. Anche perché iniziare, penso, quando inizia anche il caldo è sicuramente più difficile, penso per l'organismo, se non è allenato, abituato a fare determinati tipi di attività. Certo, sicuramente dobbiamo cercare di scegliere delle ore mm -hmm. del quotidiano in cui avvertiamo meno il caldo e avvertiamo meno la stanchezza che magari è eh, dovuta al, ehm, al caldo. Quindi cercare di eh, scegliere o le prime parti del mattino op oppure le par la parte del... Certo tardo pomeriggio sera oppure stare in strutture dove c'è un ricircolo dell'aria o un'aria più più fresca ecco, oppure a... attività in piscina esatto, o al quello. mare certo. eh, dove possiamo eh, godere del beneficio dell'acqua certo. dove non sentiamo il forte calore ecco tornando a... ai gruppi di cammino sì. eh, ci sono in questo periodo con che cadenze come si fa anche eventualmente ad iscriversi o a partecipare, certo, così se c'è allora, qualcuno interessato che magari dice magari camminando in compagnia. Certamente, attualmente i gruppi di cammino sono quasi tutti in moto, mh, si soffermeranno nel periodo di troppo caldo, nel periodo luglio-agosto. Eh, la cosa che consiglio di fare è di eh, sentire il proprio comune oppure di andare sul sito dell'ASL di Mantova dove posso trovare al link dei gruppi di cammino tutto l'elenco del dei gruppi e quindi dove sono dislocati il quartiere certo. nel, nella città oppure il comune dove è presente il gruppo con poi il numero di telefono di dove poter trovare le informazioni. E possono partecipare tutti. Possono partecipare tutti, anche i bambini sono? che anche loro devono essere Sicuramente incentivati alla pratica di attività fisica e sportiva. Sì, esatto. Quindi, meno computer, più palloni ai maschietti e più eh. corde alle femmine. Qualche, qualche puntata fa abbiamo eh. parlato infatti del problema del, dell'obesità infantile, infantile, che purtroppo. Certo. Quindi, è importante comunque fare attività fin da piccoli. Quindi, possono andare magari mamme e bambini certo, nei gruppi certo. di mamma, cammino. Iniziano... Anche nonna. Eh sì, eh, certo. Tutta la famiglia. Tutta la famiglia. Mettiamo in forma tutta la famiglia. Ora ci separiamo per qualche istante di pubblicità. Ci vediamo tra pochissimo. Спасибо.